contesto di un invito di un gruppo, di un amico, di un, anche di una terra. Qui adesso sul palco arriva una formazione, un gruppo capitanato da Luca Sebastiani, che voglio qui a fianco mio. Luca Sebastiani, dov'è Luca? Ecco. Allora, qui c'è l'esempio di come la semplicità e la passione di fare musica possa non fermarti mai. Tu hai un'attività oltre alla musica. Sì, ho un'attività, vengo dal centro Italia, da Rieti, e venire qui è un'emozione grandissima. Io non smetterò mai di ringraziare Moreno e tutti i suoi collaboratori per averci invitato. Non è la prima volta che veniamo qui, siamo venuti anche altre volte. E l'ultima volta qui in questa piazza abbiamo suonato 10 anni fa, in ricordo di 60 anni di Romagna Mia. Siamo tornati dopo 10 anni, perché ci ha invitato anche... È vero, in questa piazza erano 10 anni fa, poi siamo stati alla notte del liscio. Esatto. Allora, non so se qualcuno era presente, io facevo coppia con un altro ragazzo che purtroppo, ecco, dopo Fiorenzo, è un'altra disgrazia, un ragazzo che ci ha lasciato un mese fa. Sicuramente, perché io, grazie a Moreno, ma grazie a Claudio ho calpestato queste piazze più famose d'Italia, e per me Claudio è stato come un figlio. Questa sera siamo venuti a rappresentare Claudio con una formazione ridotta, ma lo portiamo sempre nel cuore. Ti lascio il microfono, Moreno. Sì, però diventa una forza, un'energia con la musica che ci permette di essere qua, suonare ed entusiasmare tutti quanti. Chiamiamo come primo componente della tua formazione Simone, con la fisarmonica, col sax, è uno degli interpreti più importanti della zona del Reatino, e loro, quello che voglio dire prima di lasciare la musica, è che rappresentano veramente il folklore della loro terra. Lo fanno con anche nostre musiche, ma soprattutto lo fanno perché lo amano e lo eseguono. Quindi a te, il brano si intitola Mirko ed è un brano di Enrico Muccioli, quindi parliamo dell'orchestra Casadei. Vai Simone! Thank you.
avanti in modo straordinario con la tradizione quando ci sono le vostre sagre che sono sempre bellissime. Allora, ti chiedo, riesci a farne una attaccata all'altra? Perché io ho visto che alle prove oggi ho sentito opera, quindi adesso regali a Fiorenzo, regali a me. No, tu ci regali la fortuna che di riascoltarla dal tuo sax, opera! Bellissimo. Allora io adesso...